un appello che voglio fare, un appello forte ai miei concittadini, che parte dai dati che abbiamo riscontrato nella nostra provincia, i dati di ricoveri in terapia intensiva e in area medica. Abbiamo un ospedale Covid di Ribera già pieno. L'ASPI è dovuta ricorrere ad aprire di nuovo il reparto, l'area medica del reparto Covid di San Giovanni di Dio, dove i ricoverati aumentano di giorno in giorno. E i ricoverati, in particolare quelli della terapia intensiva, sono tutti non vaccinati. La situazione, credetemi, è preoccupante. Io alcuni giorni fa, un mese fa, ho invitato i miei concittadini a usare la mascherina anche all'aperto, nonostante la zona bianca, perché l'assembramento quasi quasi era la regola. La mascherina va mantenuta se le distanze non vengono mantenute. Quindi è importante la mascherina e le distanze. Si è aperto tutto con la zona bianca per favorire i commercianti, le imprese, perché eravamo al collasso economico. Noi rischiamo con questi nostri comportamenti, con questi numeri che abbiamo negli ospedali, a richiudere di nuovo e quindi ritorniamo alla situazione precedente dove le imprese, i commercianti, i ristoratori verranno di nuovo a soffrire perché le limitazioni poi ci saranno e dal 16 pare che noi saremo in zona gialla. Lancio un accorato appello ai miei concittadini, ai quali auguro un buon Ferragosto, ma un Ferragosto però all'insegna dell'osservanza delle regole e della prudenza. È un invito a vaccinarsi perché tutti i ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. L'ASPI, tra l'altro, viene incontro in tutti i modi per favorire questa vaccinazione. Con l'apertura a tutti degli hub senza prenotazione, con la dislocazione nei vari comuni di punti di vaccinazione, quindi cerchiamo di vaccinare in particolare gli over 50, dove noi siamo in Sicilia gli ultimi in termini di percentuale di vaccinati e nei soggetti che vanno dai 12 ai 19 anni. E questo è importante perché si è visto che questa variante Delta colpisce principalmente i giovani della fascia dai 12 ai 30 anni e che tra l'altro questa variante Delta ha una trasmissibilità maggiore rispetto alle altre varianti. Quindi rinnovo di nuovo un augurio di buon Ferragosto e un invito alla prudenza.